Allora, siamo qui a Madrid al Foro Umanista Europeo 2018. Siamo con Anabella Coiro di Mondo Senza Guerre e Senza Violenza. Anabella, ciao prima di tutto. Qual è il motivo della tua presenza qui al Forum? Ciao, partecipo al Forum perché sono referente dei progetti educativi del Centro di Non Violenza Attiva che stiamo costruendo insieme all'Associazione, alla Comunità per lo Sviluppo Umano, e abbiamo voluto portare il nostro contributo perché stiamo mettendo in piedi una sperimentazione a Milano, con alcune scuole di Milano, per un'educazione umanista alla non violenza attiva. Scuole primarie, quindi dai 6 anni ai 10 anni, e scuole secondarie dagli 11 anni ai 16 anni. Quindi abbiamo voluto portare questa esperienza. Siamo in fase di prototipo, stiamo lavorando insieme all'università per fare una valutazione della sperimentazione, per poi, finito il prototipo, poterlo sperimentare e poi far adottare in alcune scuole. Lavoriamo molto con il concetto della comunità educante e quindi lavorando con genitori e non solo con i docenti, perché riteniamo che per cambiare questo modello culturale, un modello culturale violento, non è sufficiente parlare nelle scuole di non violenza quando va bene, quando se ne parla, ma è necessario invece dare un messaggio coerente sia a casa che a scuola rispetto a un modello di riferimento non violento. Quindi noi lavoriamo con i genitori affinché già da piccoli possano comportarsi con i bambini in un modo non violento, già che l'apprendimento postnatale è fondamentale per una personalità non violenta. Non si lascia, la violenza non è innata, ma non è innata neanche la non violenza, e quindi è necessario apprenderla. Potenzialmente come esseri umani siamo non violenti, però possiamo apprenderlo già dai primi anni di vita e poi successivamente nelle scuole. Per cui noi lavoriamo principalmente con docenti e con genitori piuttosto che con i bambini, e abbiamo voluto portare questa esperienza. Si tratta di un foro europeo, quindi oltre all'esperienza ovviamente del Centro di Non Violenza Attiva di Milano c'è stato un confronto tra le varie esperienze continentali, no? Sul tema dell'educazione. Cosa è uscito fuori da questo confronto? Guarda, mi sembra che tutti convergiamo sul fatto che sia necessario guidare i bambini affinché tirino fuori la loro parte interiore, quella che potenzialmente non violenta, venga guidata verso il mondo esterno per essere condivisa. Però credo che tutto questo lo scopriremo presto, perché stiamo costruendo, proprio grazie a questo forum, stiamo costruendo una rete di educazione alla non violenza, una rete umanista di educazione alla non violenza, che è composta da tutte le associazioni che in questo momento stanno partecipando qui al forum, ma che anche si aprirà ad altre associazioni che vogliono partecipare, ma anche singoli individui, docenti, affinché questa cosa possa partire dal basso, ci possa essere una rivoluzione educativa verso l'essere umano, verso portare alla luce quell'essere umano che per migliaia di anni abbiamo nascosto con la violenza. Grazie. Grazie a te.